cosa succede per chi vuole approcciarsi al People Analytics? Sicuramente il primo aspetto è raccogliere e organizzare i dati. E vengono poi dopo estratte dei punteggi, uno score, che rappresenta quanto il candidato è fitting con la posizione che stiamo cercando. I risultati vengono poi dopo mostrati all'interno di una dashboard che diventa poi lo strumento operativo vero e proprio, che è quello che stiamo vedendo adesso, del recruiter dell'azienda.